Siamo ad Arcole, nei campi della battaglia di Napoleone del 1797. Da queste terre oggi troviamo una coltivazione di cipolle e, come voi vedete, stanno spuntando dal terreno. Un terreno di medio impasto tendente allo sciolto e sottoterra i bulbi piano piano stanno aumentando di volume. Ma proprio perché questi terreni sono così esposti al sole, la pianta andrà a svilupparsi mantenendo nel proprio interno tutte quelle caratteristiche di sali minerali, di acidi organici molto favorevoli alla nostra salute. Queste piante si svilupperanno nella pienezza del sole in queste terre che una volta furono bagnate dal sacrificio dei nostri soldati, ma ora ci daranno tanta salute con la cipolla di Arcole. L'attività dal punto di vista agronomico da questo punto in avanti sarà rivolta strettamente ad un aspetto di irrigazione nel momento ce ne fosse l'esigenza e a un controllo di eventuali problematiche fitosanitarie che comunque non dovrebbero esserci perché il sole e l'aria molto ventilata ci aiuta molto. Le piantine che voi vedete hanno passato l'inverno e si sono irrobustite. D'ora in poi, con le temperature che si sono alzate e il sole, cresceranno sempre di più. Queste cipolle saranno pronte verso la metà di maggio e avremo tutti dei bulbi che saranno in circa tra i 40 e i 60 mm di calibro.